valorizzare le antiche radici cristiane e incoraggiare speranze e sentieri di pace con tenacia e passi continui. Lo scorso 30 giugno, appena rientrato dall'Armenia, Papa Francesco ha chiarito subito i propositi del suo viaggio apostolico in Georgia e Azerbaigian tra il 30 settembre e il 2 ottobre. Nuovamente nel Caucaso, il pontefice incoraggerà la piccola comunità cattolica, una minoranza tra ortodossi e musulmani, incontrerà le autorità e il cattolicos e patriarca di tutta la Georgia, Ilia II, così come lo sceicco dei musulmani del Caucaso nella moschea Heydar Aliyev. Tamar Gzelidze, ambasciatore di Georgia presso la Santa Sede, auspica che Papa Bergoglio possa apprezzare la fede vibrante e viva del paese, diffondendo la saggezza della pace. Ovunque nel mondo, oggi è molto difficile trovare una parte del pianeta che sia stata risparmiata dalla violenza, oppure dove regna la pace in un certo qual modo. Anche le nazioni più pacifiche sono infatti oggi teatro di violenza, di un'esistenza senza pace. Pertanto anche il suo principale messaggio riguarderà la pace. Sì, credo che giunga proprio al momento opportuno, non solo per la Georgia, ma per tutto il mondo. Tante sono le sfide che attendono oggi la Georgia, visitata da Giovanni Paolo II nel 1999. Certamente le sfide esistono in tutti i settori, ma la cosa più importante per me è la volontà delle persone, della nazione della Georgia, di adoperarsi al massimo per uniformarsi ai valori europei, per esservi economicamente associata e nel contempo, dal punto di vista culturale, alla stregua di quanto avviene in Europa, in modo da essere membri a pieno titolo dell'Unione Europea. Questa è una grande sfida per noi. Grande è l'attesa anche in Azerbaigian per l'arrivo di Papa Francesco. A 25 anni dall'indipendenza e a 14 dalla visita di Giovanni Paolo II, il paese del Caucaso si vuole presentare come un esempio di tolleranza e coesistenza. Abbiamo raggiunto telefonicamente a Parigi l'ambasciatore della Repubblica dell'Azerbaigian presso la Santa Sede, Elçin Amirbayov. A part des musulmans, il y a aussi une forte diversité. Oltre ai musulmani c'è anche una forte diversità etnica e religiosa in Azerbaigian, perché oltre a musulmani sunniti e sciiti ci sono anche cristiani ortodossi, protestanti, piccole comunità cattoliche, ma anche ebrei. Pertanto, se da una parte esiste questo mosaico etnico e religioso molto differenziato, dall'altra c'è anche un paese che è riuscito a creare un modello di convivenza armonica tra tutti i gruppi etnici e religiosi. E oggi, quando ci misuriamo ovunque con flagelli quali la xenofobia, la discriminazione, la radicalizzazione o il terrorismo, certamente questa situazione moderata, ma anche di rispetto reciproco, di tolleranza religiosa, sono strumenti che consentono all'Azerbaigian di continuare ad essere uno Stato e un luogo stabile, che si sviluppa e che è fiero di questa diversità e che vuole veramente continuare a portare avanti il suo ruolo sulla scena internazionale per contribuire alla pace, alla stabilità e allo sviluppo. Chi vuole veramente continuare a giocare il suo ruolo all'échelle internazionale per contribuire alla pace, alla stabilità e al sviluppo.